Buonasera. Benvenuti alla prima nazionale dell'opera La Casa della Poesia di Nunu Judice. Nunu Judice è autore della Casa della Poesia, pubblicata in Italia dai Quaderni del Bardo di Stefano Donno e inserita nella collana Altri Incontri di Laura Garavaglia, presidentessa della Casa della Poesia di Como. Nuno Judice è un autore pluripremiato, ha infatti vinto il premio Digna Sofia, il Maiore, Europa in Versi, premio Carlo Betocchi della città di Firenze e molti altri. La sua opera è stata tradotta da Emilio Cocco, a cui passerei immediatamente la parola. Buonasera a tutti. Poche cose dirò perché poi lascio la parola sicuramente a chi ne sa più di me riguardo alla poesia. Non accade spesso di fare scoperte felici e quando capita ci prende gratitudine, come per un dono caro e inatteso. Nuno Judice è un poeta tra i migliori che abbia conosciuto nella mia più che cinquantennale esperienza di traduttore e lettore di poesia. L'ho incontrato la prima volta a Città del Messico, alcuni anni fa, invitati entrambi da un altro grande della poesia latinoamericana, Marco Antonio Campos. Nella casa del poeta Ramón López Velarde, in calle Álvaro Obregón, Colonia Roma, della Città del Messico, ho avuto l'onore di averlo accanto a me il giorno della presentazione dell'antologia poetica di Ramón López Velarde, da me tradotta. Era la prima volta che si pubblicava in Italia una scelta di poesia di Ramón López Velarde, che raggiunse in Messico una fama considerevole, tanto da essere conosciuto come il poeta nazionale. Con Nunu ci siamo rivisti l'anno scorso, sempre a Città del Messico, e ho condiviso la tavola di lettura nel Palacio de Bellas Artes, insieme a lui e ad altri poeti come l'argentino Hugo Mujica e lo stesso Marco Antonio Campos. È difficile in poco tempo sviscerare in ogni aspetto la complessa personalità poetica e umana di Nuno Judice, per cui lascio a Calaverni questo compito, che sicuramente saprà fare molto meglio di me. Parlare della mia traduzione e dell'arte del tradurre più in generale richiederebbe un tempo, ben altro tempo. Per cui potrei riassumere il tutto in questa breve affermazione. Purché di una bella, bellissima poesia non si faccia una brutta, bruttissima traduzione, questo dovrebbe essere l'obiettivo che si deve prefiggere ogni buon traduttore. La poesia tradotta, secondo me, dovrebbe essere letta come se fosse stata scritta nella lingua propria del traduttore e non come una brutta copia dell'originale. E qui mi fermo. Non è la prima volta che traduco dal portoghese. Ho studiato questa lingua all'università insieme allo spagnolo, ma poi l'ho abbandonata, completamente attratto dalla poesia spagnola e latinoamericana. Tra le mie traduzioni dei poeti portoghesi posso citare Casimiro de Brito, José Viale Moutinho, José Manuel de Vasconcelos, ma è sicuramente Nuno Judice, il poeta che qui voglio ringraziare, per avermi data la possibilità di tradurre questa sua bellissima raccolta, La Casa della Poesia, nella quale tutto è meritevole di essere letto e gustato. Grazie. Grazie, grazie Emilio Cocco che hai anche affermato in commento all'opera che le poesie di Nunu sono connotate da musicalità che donano comunque armonia al componimento e soprattutto la parola è la protagonista indiscussa della sua poesia.
Per un'analisi un po' più tecnica, penso che sia opportuno l'intervento di Roberto Calaverni, critico letterario, a cui do la parola. Sì, io poi non sono un competente di poesia portoghese, quindi dirò semplicemente le mie impressioni, le impressioni che ho avuto quando qualche mese fa ho letto questo libro, poi ne ho anche scritto, ho fatto una recensione sul Corriere della Sera, perché mi ha colpito molto favorevolmente. Anche così, sbloccando un po' la routine a cui il lavoro porta, ecco, delle volte ci sono delle cose che ci colpiscono abbastanza e nel caso di questo libro, della Casa della Poesia di Nuno Judice, il colpo c'è stato. Tanto dico una cosa, che è una raccolta di poesie sulla poesia, che Judice ha scritto nel corso del tempo. Quindi tratte dalle sue diverse raccolte. E potrebbe forse un po' spaventare, insomma, una qualche decina di poesie tutte legate alla poesia. Io sono andato subito in brodo di giuggiole, direi, perché a me piace molto proprio la poesia come argomento. Certo, è difficile per un poeta scrivere poesie sul proprio fare, sulle proprie operazioni, sulla poesia. Insomma, è un'arma un po' a doppio taglio. A me ha sorpreso che il fatto proprio che Judice sia riuscito a farlo con estrema naturalezza, con grande disinvoltura, però sempre coniugata a una notevole qualità di pensiero. Voglio dire, è un poeta che ci racconta l'esperienza del proprio fare, quindi la poesia nei suoi tanti aspetti. L'ispirazione, la parte che ci mette il poeta, la parte che ti viene donata da chissà chi o da quale forza, il rapporto con la lingua, con le immagini, con la routine del proprio fare. C'è quest'uomo che vive nella propria casa, nel proprio appartamento, che percorre delle strade e che aspetta qualcosa, cerca la vita, ma cerca anche le parole. Cerca le parole per trovare la vita, ma cerca anche la vita per trovare a sua volta le parole. È un poeta in sostanza. C'è proprio una poesia, sentito del poeta, che ricorda una poesia a me omonima del nostro Umberto Sabba, che si trova nella raccolta Trieste, È una donna. Quindi direi che la cosa che a me ha colpito di più è stata la capacità che il poeta ha avuto, Judice in questo caso, di fissare in versi apparentemente semplici, sicuramente franchi e leali, con un linguaggio che non si scherma dietro a immagini, a metafore suggestive, indefinite, sfuggenti, ma sempre, insomma, chiaro, franco, ecco, leale, come ho detto. Fissare però un pensiero molto complesso, è un'esperienza della poesia che davvero si sente ha coinvolto tutto il suo essere, la sua vita, gli anni che sono passati, le persone che ha conosciuto bene, che ha amato, da cui si è allontanato, i passanti che ha visto, le figure per la strada. Ecco, e ci sono dentro questo libro che tutto secondo me di livello notevole. Credo che poi Emilio Coco, la scommessa della sua traduzione sia stata quella di riuscire a conservare in un italiano appunto leale, semplice, però la parola equivoca, semplice, ecco, comunque diretto, confidente, appunto questa sostanza di pensiero che è dentro queste poesie. E dicevo, dentro questa qualche decina di poesie, non le ho contate, ce ne sono alcune davvero che sono memorabili. La Casa della Poesia, per esempio, che dà il titolo al libro, oppure quella che io preferisco, che si intitola Ricetta per fare l'azzurro, che racconta di un miniatore arabo che spiega appunto il suo modo, la sua ricerca di un azzurro che sia equivalente al cielo e che sia più azzurro dell'azzurro e vero del vero. E questa poesia diventa appunto un excursus sulla specie di patto, ma anche di competitività che c'è tra l'arte e la natura, tra la forma e la vita. E un'altra si intitola Poetica in soffitta, una che verrà letta fra un po'
anche da Emilio, oltre che dal poeta che si intitola La voce. E quindi i grandi temi della poesia, l'ispirazione, la necessità di dire, l'artificio, la ricerca della naturalezza per via di artificio, ci sono tutti. Poi io non scrivo poesie, ma quello che io ho capito nella mia vita o che ho pensato di capire leggendo i poeti, l'ho trovato una volta di più con delle variazioni anche nel libro di questo, di questo davvero eccellente e sincero. Anche questa per la poesia è una parola ambigua, perché la poesia è fatta di raggiunge la sincerità per via anche di naturalezza, ecco. Però mi è piaciuto davvero, davvero, davvero tanto. Tra l'altro non è un libro monotono, perché è pieno di situazioni che sono finite lì, che hanno dettato nel corso del tempo, e si sente anche l'evoluzione della lingua, dello stile, dei modi espressivi del poeta attraverso i decenni che hanno dettato queste poesie. Ultima cosa, ce ne sono di apparentemente semplicissime. Sentite un titolo come questo, Come si fa la poesia? Accidenti, no? È un misto di semplicità e di complessità. Che coraggio ci vuole per intitolare una poesia e scriverla poi come si fa la poesia? Oppure, appunto, come vi ho detto, ricetta per fare una poesia, per fare l'azzurro. E come sappiamo, visto che la metafora è quella culinaria, le ricette, insomma, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Una buona ricetta non assicura l'efficacia della realizzazione e della riuscita. Dunque questo, insomma, terminerei dicendo che è un libro che ha un po' smosso la mia routine di lettore. E quando non si esce da un libro portando con sé qualcosa, qualche verso, qualche immagine o qualche poesia determinata, qualcosa non ha funzionato. Ecco, la poesia, come si dice, è figlia della memoria e ha a che fare, ha a che vedere profondamente con la memorabilità. Ecco, io sono uscito da questo libro portandone con me almeno 8-10, e insomma, per quello che vale, non capita spesso, e quindi insomma. Complimenti al poeta, ecco, e invito chi ascolta davvero a leggerlo. Grazie. Quest'opera, La Casa della Poesia, fa parte della collana dei Quaderni del Bardo, Altri Incontri, collana di poesie di poeti, scrittori stranieri, di cui Laura Garavaglia è direttrice. Allora, Laura, c'è anche un'omonimia tra il titolo dell'opera e la casa editrice, invece, della quale appunto sei presidente. Sì, allora, devo dire che questo libro, si è aggiunto come una perla alla nostra collana Altri Incontri, che è una collana di poesia, di autori, soprattutto di poesia, che dal 2016 abbiamo attivato, Casa della Poesia di Como, i Quaderni del Bardo Editore di Stefano Donno, che oggi appunto è qui tra noi. E è una perla, dicevo, che si è aggiunta a questa collana perché, come dicevi tu, e che mi è particolarmente cara, sia perché c'è appunto questa vicinanza tra il titolo dell'opera, dell'antologia La Casa della Poesia e La Casa della Poesia di Como, sia perché io ho avuto il privilegio di conoscere Nuno Judice nel 2016. Gli abbiamo attribuito il premio di poesia al Festival Europa in Versi, all'edizione del Festival Europa in Versi di quell'anno, e poi ho avuto anche il privilegio e l'onore di frequentarlo durante diverse estati che ho trascorso in Algarve, dove mi ha invitato in questa sua bellissima casa di campagna, che è una casa, proprio colonica. Con la sua famiglia, i suoi nipoti, i suoi figli, sono tutti molto accoglienti, per cui ho potuto, a Mexiloera Grande, che è il paese dove lui è nato, perché lui è proprio nato in Algarve, e ho apprezzato tantissimo, al di là dello spessore, diciamo, e della grandezza del poeta, lo spessore umano di Nuno, che è una persona di pochissime parole, ma quelle che
che dice, che pronuncia anche quando parla appunto di poesia. Abbiamo fatto anche, diciamo, tante discussioni insieme. Sono veramente intense e misurate. Che dire allora della sua? Come ha già detto appunto benissimo prima Roberto Galaverni, e come anche ha scritto appunto in questo suo articolo sul Corriere della Sera, su Nuno Judice del 2 dicembre, sulla lettura, la sua è una poesia metapoetica che però non ha niente di intellettualistico. Perché io cito solo due versi iniziali di una poesia che poi appunto verrà letta da Nuno Judice. Mi piace la poesia è il posto delle cose. Mi piacciono le parole esatte, quelle che colgono il centro delle cose. E quando le trovo è come se le cose uscissero dal loro interno. Come dire che la cosa esiste solo se viene nominata dalla parola poetica. Come dire che la parola è l'anima stessa della cosa. E parlando con Nunu mi aveva detto, e questo poi l'ho ritrovato anche in alcuni suoi sue interviste su internet, che a lui sì, interessava scrivere poesia, ma soprattutto gli interessa, come diceva prima appunto Roberto Galaverni, questa ricerca di che cosa significa scrivere poesia. Perché si scrive poesia? E quindi, in un certo senso, il poeta, lui stesso, si definisce alchimista. E una cosa che mi ha interessato molto è che ci sono altri poeti, un altro poeta diverso per cultura, per tradizione, che è un poeta che abbiamo tra l'altro tradotto e pubblicato nella collana, che è Dimitro Cistia, parlava appunto del lavoro alchemico del poeta, perché è vero, il poeta riesce a trasformare, e questo Giudice lo ha affermato, le cose più semplici in oro attraverso la parola poetica. È una sorta di processo alchemico che dal ferro trasforma in oro le cose che vengono nominate dalle parole, e quindi anche le parole più desuete o quelle svilite dal troppo dall'essere anche troppo usate. Noi nel nostro linguaggio comune tante volte usiamo le parole a sproposito e le parole perdono senso. Ecco che il poeta, Nuno in particolare, attraverso il testo poetico, attraverso la sua poesia, riesce a riportarle alla loro luce, al loro valore e al loro significato originario. Quindi c'è proprio questa funzione alchemica del linguaggio poetico che trasforma appunto in oro anche le cose più semplici. Poi c'è appunto, c'è una bellissima poesia che è quella che dà il titolo a tutta l'antologia, che come si è detto prima, forse è un'antologia che raccoglie poesie di 50 anni di attività poetica, scelte proprio appositamente da Nuno. Da quando era giovane fino alle più recenti. Quindi il lettore può anche farsi un'idea del percorso poetico che ha avuto questo grande autore. C'è poi appunto la metafora, della casa della poesia, che è una casa dove, c'è tanta luce, quindi la parola che diventa luce grazie alla poesia, ma ci sono anche gli angoli bui dove il poeta va a guardare, cerca di scoprire, di porre in luce anche quelli che sono gli angoli bui, come a dire che in effetti l'esistenza dell'uomo è fatta di luci e di ombre, di oscurità e di luce, ed è compito del poeta, attraverso le sue parole, attraverso il testo poetico, il linguaggio della poesia, dare degli spiragli di luce anche dove ci sono questi angoli bui, e quindi segnalare sentieri scivolosi e insinuare dubbi salutari, come ha scritto Attilio Bertolucci, nelle nostre anime e nelle nostre esistenze. Non solo, c'è un'altra cosa che io ho rilevato, c'è questo tema appunto del parlare della poesia, come si fa la poesia, ma c'è un altro tema che è uno dei topos classici della poesia di ogni tempo, che è quello della memoria, del ricordo. Però, secondo me, l'originalità che ha questo poeta è quella di prendere per mano il lettore e portarlo in quell'algarve che non c'è più. C'è un rievocare anche quelle che sono le tradizioni
di questa bellissima regione del Portogallo che per tutta una serie di motivi oggi sta perdendo anche la sua identità, che era un'identità di pescatori e di contadini, perché il turismo ovviamente sta anche lì avendo la meglio su tutto, nel bene e nel male, per carità, non dico di no. Quindi ci sono alcune poesie dove lui rievoca i luoghi dell'infanzia, c'è cioè ad esempio una poesia infanzia che secondo me è stupenda. Le persone che ha incontrato, il postino che gli porta lettere, che gli portava le lettere, insomma i personaggi, i luoghi, l'atmosfera di un Portogallo che purtroppo non c'è più. E quindi sono poesie che hanno, oltre a questo valore della memoria, tutto sommato, secondo me, anche proprio il valore di poter, come dire, tutelare l'identità della vera essenza del Portogallo, insomma, e di tutelare il ricordo, la tradizione di un popolo che comunque fino a pochi decenni fa viveva di pesca e di agricoltura. Io quindi trovo che questo sia importantissimo, come anche, e che sia una delle cose che appunto vorrei che fossero messe in luce anche a chi ci sta ascoltando, se vorrà poi acquistare il libro e leggerselo, perché effettivamente è un poeta che vale la pena di leggere e rileggere Nuno Judice. Quindi non avrei altro da aggiungere. Se non che, appunto, ripeto, è un poeta che a me ha colpito subito, sin dalle prime volte. Avevo già letto anche altre sue traduzioni in italiano, che è un altro libro pubblicato da Colibrì, la materia della poesia, e raramente ho trovato poeti che mi hanno davvero colpita subito alla prima lettura, perché poi comunque è un poeta che più volte va letto per essere assimilato completamente, che mi ha subito colpito e che adoro. Ecco. Poi c'è un'altra cosa che mi è venuta in mente adesso e che vorrei sottolineare, poi basta perché io poi divento logorroica in queste cose. Il fatto che lui davvero paragoni il lavoro del poeta al lavoro domestico, cioè per esempio paragona il lavoro del poeta al fare il bucato, le parole vengono lavate in lavatrice, appese, riscaldate al sole, poi vengono stirate, messe nel cassetto per poi essere riutilizzate. E questo paragone, guardate, è incredibile, del fare il bucato paragonato al fare poesia, l'ho ritrovato in due poeti. Guardate come la poesia davvero è un ponte che ci lega, che lega i poeti gli uni agli altri in modo indissolubile, in due poeti coreani che, guarda caso, hanno scritto due poesie in cui paragonano il fare poetico al lavoro domestico, al fare il bucato. Basta, mi fermo qui perché altrimenti parlo troppo e ridò la parola alla nostra moderatrice. Grazie, grazie mille. Allora, la poesia, quindi la parola, per quanto relativa, è universale. E se Stefano Donno, con i quaderni del Bardo, in collaborazione con la Casa della Poesia di Como, ha voluto lanciare, creare, costruire un ponte tra l'Italia, con questo progetto, e gli altri paesi del mondo. Un progetto, possiamo dire, ambizioso, ma anche arduo. E sicuramente anche con un significato bellissimo. Come è nato questo progetto, Stefano? E che cosa spinge te come Quaderni del Bardo e Laura come Casa della Poesia di Como a portare avanti questo universo, ecco, di parole? Buonasera a tutti, ringrazio Emilio Coco, Roberto Galaverni, e naturalmente Laura Garavaglia e tutti coloro che si sono collegati e stanno ascoltando. Spero mi sentiate bene. Allora, io non so se esattamente se devo parlare come vicepresidente della Casa delle Poste di Como in questa occasione o come editore, ma parlerò per tutte e due. Diciamo le figure.
Esattamente, il mio obiettivo è principalmente quello di mantenere una onestà intellettuale nel pubblicare autori che a me piacciono, che leggendoli li apprezzo e che soprattutto senza sconti riguardo al fatto di ricevere pressioni dall'esterno e quant'altro. Cioè, a me non interessa minimamente avere un doppio binario come casa editrice, cioè come cioè un canale a pagamento e l'altro, diciamo, completamente a mie spese. Io preferisco assolutamente, diciamo, avere una certa trasparenza. La cosa che mi piace molto di Giudice, non entrerò nel merito delle questioni tecniche e teoriche, è il fatto che, appunto, mi ha guidato in un viaggio veramente incredibile, anche attraverso il lavoro splendido di Milo Coco. Ma ancora più bello è il viaggio che ho intrapreso con Laura Garavaglia qualche anno fa. Con Laura abbiamo iniziato un rapporto prima professionale, diciamo, con una stretta di mano data a suo marito, che mi ha detto: se diventi l'editore della Casa delle Poesie di Como, allora possiamo continuare da qui a un bel po' di tempo insieme a collaborare. E così è stato. Abbiamo creato antologie, abbiamo creato autori, libri con autori di un certo tipo, di un certo spessore, e ringrazio Laura veramente perché insieme anche a tutti gli altri autori e collaboratori della Casa della Poesia di Como e dei Quaderni del Bardo, che mi hanno permesso di viaggiare per il mondo attraverso le loro pubblicazioni. Non so se fino in fondo riesco a comunicare questo mio imbarazzo nel trovarmi molto spesso davanti a nomi stratosferici. Intanto il fatto che, ad esempio, con Roberto Calaverni non riesco a dare del tu, ma do sempre del lei, ma non è una questione semplicemente di metus reverentialis, ma è realmente il fatto che mi sento ancora in fase di apprendimento, di studente. Ecco, il mio punto di vista è quello di essere uno studente dell'editoria italiana e voglio rimanere tale. Voglio rimanere tale e soprattutto voglio circondarmi di autori e di persone che amino realmente la poesia e la scrittura e che non siano banalmente legati alla sola recensione o al solo premio da vincere o alla sola medaglietta. Perché il lavoro dell'editoria deve essere un lavoro fatto insieme all'autore, e insieme all'editore, e insieme al recensore, al traduttore e a tutti coloro che seguono un brand editoriale. Io vi ringrazio e non voglio aggiungere altro, se non il fatto che amo questo mestiere, nonostante sia ricco di grandi contrattempi, ma lo amo con tutto me stesso, e questo mi spinge, come diceva Battiato, a migliorarmi giorno dopo giorno. Grazie a tutti. Allora, adesso andiamo con il video. Vós, osso a voz que o poema me traz, a voz fria como a noite mais fria do inverno, a voz da intuição quente como a tarde em que o sol se demora, a voz doce como o fruto acabado de colher, de gomos desfeitos na mão, a voz amarga como o sumo esquecido num copo de emoções, a voz branca como esse lençol posto na cama do poente, a voz cortada pelo lume das vogais, a voz que se demora no ouvido do poema e se prolonga na voz que diz o poema, quando o ouço. Anjo da guarda, o anjo que desce do espírito com a tarde, que queima o chão da página, que mancha do orvalho os campos do inverno, onde ela insiste em manter-se, tem o olhar cansado do infinito. Pego-lhe na mão, ouvindo-o arrastar de asas por trás de mim, enquanto avançamos pelo Alcatrão. É certo que um anjo não foi feito para andar e que os seus passos desenham um voo desajeitado na hesitação bêbada de um rumo. Mas sento na cadeira da taberna, ponho à sua frente o amargo cálice da aguardente matinal e vejo-o engolir até ao fundo as gotas de fogo do inferno, saboreando o sol que desponta por um instante de entre as nuvens que o expulsaram.
O lugar das coisas. Gosto das palavras exatas, as que acertam com o centro das coisas, e quando as encontro, é como se as coisas saíssem dentro delas. Essas palavras são duras como os objetos que designam: pedra, tronco, ferro, o vidro de espelhos quebrados com o calor da tarde. Tento incendiá-las quando escrevo, como se o fogo saísse dentro da frase e se espalhasse pelo campo da página, numa devastação de sílabas. Então, atiro sobre as palavras outras palavras: água, pó, terra, o ar seco do verão, para que a voz não fique queimada nesta paisagem negra. Recolho os restos, os adjetivos, os advérbios, artigos, preposições, para que só as palavras que indicam as coisas fiquem no lugar que já tinham. Pouco importa que as frases percam o sentido. O que fica são os nomes das coisas, para que as coisas saiam de dentro deles e as possamos ver nos seus lugares. Preparativos de viagem. Ao fazer a mala, tenho que pensar em tudo que lá vou meter para não me esquecer de nada. Vou ao dicionário e tiro as palavras que me serviram de passaporte: o Equador, uma linha de horizonte, altitude e latitude, um lugar de passageiro insistente. Dizem-me que não preciso mais nada, mas continuo a encher a mala. O pôr do sol para que a noite não caia tão depressa, o toque dos teus cabelos para que a minha mão não esqueça, e aquele pássaro no jardim que nasceu nas traseiras da casa e canta sem saber porquê. E outras coisas que poderiam parecer inúteis, mas de que vou precisar: uma frase indecisa à meia da noite, a constelação dos teus olhos quando os abres, e algumas folhas de papel onde irei escrever o que a tua ausência me vem ditar. E se me disserem que tenho excesso de peso, deixarei tudo isto em terra e ficarei só com a tua imagem, a estrela de um sorriso triste e o eco melancólico de um adeus. Condomínio. Nesse verão, falei inglês com a porteira do prédio, que tinha um gato e a obra completa de Shakespeare em 3 volumes. Não tenho a certeza de que ela me tenha percebido, porque também não sei se era inglesa. O gato era persa e a obra de Shakespeare estava por abrir. Ela respondia às minhas perguntas com um único monossílabo: dá. E alguém me disse, em frente ao seu corpo, no caixão azul com ferragens de ébano, que me dizia que sim, no álbum de Freud. Comecei a pensar se não seria ela própria uma sobrevivente da psicanálise. Mas quando o seu último médico me confessou que nunca conseguira que ela lhe dissesse o que é que lhe doía, percebi que a dor não fazia parte da sua vida. De qualquer modo, quando entro no prédio, fico sempre entre ser e não ser quando não a vejo. E só se o gato persa se assanha contra mim, da almofada onde ela o deixou pousado, é que sinto, como se fosse minha, a culpa de ela nunca ter lido o Shakespeare. Voce. Sento la voce che la poesia mi porta, la voce fredda come la notte più fredda dell'inverno, la voce dall'intonazione calda come la sera in cui il sole si attarda, la voce dolce come il frutto appena colto dagli spicchi rotti nella mano, la voce amara come il succo dimenticato in un bicchiere di emozioni. La voce bianca come quel lenzuolo messo nel letto del tramonto, la voce tagliata dalla lama delle vocali, la voce che si attarda nell'orecchio della poesia e si prolunga nella voce che dice la poesia quando la sento. Angelo custode, l'angelo che scende dallo spirito con la sera, che brucia il pavimento della pagina, che macchia di rugiada i campi dell'inverno dove l'erba insiste a mantenersi, ha lo sguardo stanco dell'infinito. Lo prendo per mano, sentendo il trascinare delle ali dietro di me mentre avanziamo sull'asfalto. È pur vero che un angelo non è stato fatto per camminare, e che i suoi passi disegnano un volo goffo nell'esitazione ebbra di una rotta. Ma lo sento sulla sedia dell'osteria. Gli metto davanti l'amaro calice dell'acquavite mattutina.
e lo vedo inghiottire sino in fondo le gocce del fuoco dell'inferno, assaporando il sole che spunta per un attimo tra le nuvole che lo hanno espulso. Il posto delle cose. Mi piacciono le parole esatte, quelle che colgono il centro delle cose. E quando le trovo, è come se le cose uscissero dal loro interno. Quelle parole sono dure come gli oggetti che designano: pietra, tronco, ferro, il vetro di specchi rotti col caldo della sera. Cerco di incendiarle quando scrivo come se il fuoco uscisse da dentro la frase e si spargesse nel campo della pagina in una devastazione di sillabe. Allora getto sulle parole altre parole, acqua, polvere, terra, l'aria secca dell'estate, perché la voce non si bruci in questo paesaggio nero. Raccolgo i resti, gli aggettivi, gli avverbi, articoli, preposizioni, perché solo le parole che indicano le cose restino nel posto che già avevano. Poco importa che le frasi perdano il senso, a restare sono i nomi delle cose, perché le cose escano dal loro interno e possiamo vederle nei loro posti. Preparativi per il viaggio. Nel preparare la valigia devo pensare a tutto quello che ci metterò per non dimenticare nulla. Prendo il vocabolario e tiro fuori le parole che mi serviranno da passaporto. Equatore, una linea d'orizzonte, l'altitudine e la latitudine, un posto di passeggero assiduo. Mi dicono che non ho bisogno d'altro, ma continuo a riempire la valigia. Un tramonto perché la notte non scenda così in fretta. La carezza dei tuoi capelli perché la mia mano non li dimentichi. E quell'uccello nel giardino che è nato nel retro della casa e canta senza sapere perché. E altre cose che potrebbero sembrare inutili, ma di cui avrò bisogno. Una frase indecisa nel cuore della notte, la costellazione dei tuoi occhi quando li apri, e alcuni fogli di carta dove scriverò quello che la tua assenza verrà a dettarmi. E se mi dicono che porto un peso eccessivo, lascerò tutto questo a terra e resterò solo con la tua immagine, la stella di un sorriso triste. È l'eco malinconica di un addio. Con dominio. Quest'estate ho parlato in inglese con la portinaia del palazzo, che aveva un gatto e l'opera completa di Shakespeare in tre volumi. Non sono sicuro che mi abbia capito, perché non so nemmeno se fosse inglese. Il gatto era persiano e l'opera di Shakespeare non era stata ancora aperta. Lei rispondeva alle mie domande con un unico monosillabo, da. E qualcuno mi disse, di fronte al suo corpo in una cassa azzurra con ferramenta di ebano, che mi diceva di sì nel tedesco di Freud. Cominciai a pensare se non fosse lei stessa una sopravvissuta della psicanalisi. Ma quando il suo ultimo medico mi confessò che non era mai riuscito a sapere che cosa le facesse male, capì che il dolore non faceva parte della sua vita. Ad ogni modo, quando entro nel palazzo, resto sempre sospeso tra essere e non essere, quando non la vedo. E solo se il gatto persiano si accanisce contro di me, dal cuscino dove lei lo ha lasciato adagiato, sento come se sia mia la colpa per il fatto che lei non ha mai letto Shakespeare. E con questa concludiamo l'incontro di questa sera.
Io vorrei ringraziare tutti coloro che sono stati qui con noi e ci hanno permesso di omaggiare questo dialogo internazionale di cui Nunu è stato il protagonista assoluto, insieme alla sua parola. Grazie ancora. Buona Grazie a tutti. serata. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti. Grazie a Grazie a tutti. tutti.